Come vi avevo annunciato nella presentazione del palinsesto, questa sera abbiamo un Voci Radicali insieme in compagnia di Giorgio Pagano. Giorgio Pagano è segretario dell'associazione esperantista, si chiama ERA, Esperanto Radicale Associo. Adesso io non so la pronuncia, Associo, Associo, ecco, chiedo basta scusa. prima dirlo in italiano, Associazione Radicale Speranza. Esperanto, sì, praticamente è una delle, diciamo, componenti del Partito Radicale Transnazionale, transpartito non violento, e che si occupa ovviamente della diffusione, sensibilizzazione, adesso un po' Giorgio ci dirà meglio, dell'esperanto, e non soltanto, diciamo, nell'ottica linguistica. Ci dirà meglio Giorgio Pagano l'attività di questa associazione, ci parla anche un pochino della storia di questa associazione, da quanto tempo esiste, e poi parleremo anche di un evento organizzato da essa. A te la parola, Giorgio Allora, Pagano. sì, dunque, Grazie di grazie. essere con noi intanto, questo lo devo dire prima, Grazie a grazie. voi. Dunque, molto semplicemente questa associazione nasce in realtà da un europeista di vecchia data, che è Alberto Menabene, e nasce nel 1987 con Giordano Fazzoni, che è invece un vecchio radicale, peraltro il primo traduttore di Breton in Italia, egli stesso surrealista e tra l'altro anche attore, visto che ha fatto diverse lavori con Federico Fellini in modo particolare. Essa nasceva sostanzialmente per un problema che a tutt'oggi esiste, cioè quello della carenza di una mancanza di lingua comun di comunicazione europea, che avesse però dei prerequisiti abbastanza chiari, vale a dire quelli di democrazia, ossia di giustizia linguistica, di giustizia sociale e che ovviamente desse anche la certezza da questo punto di vista della comunicazione. Come sappiamo non sta andando affatto così, ma anche perché in realtà il muro di Berlino è crollato per l'est, ma non è crollato per l'ovest, nel senso che in realtà è la parte occidentale, quella che è caduta sotto l'influenza americana, che in realtà si sta mangiando anche quella dell'est, ma di fatto noi europei siamo ancora assolutamente dipendenti e niente affatto indipendenti e niente affatto liberi da quelli che sono ovviamente le divisioni che risalgono un po' agli Alta dell'Europa in due parti ben distinte. C'è ancora una sfera di influenza che c'è in alcune aree molto vicine ovviamente alla Russia, come la situazione ucraina che voi conoscete insegna, ma chiaramente diciamo che la Russia di fatto ha perso gran parte di quella che era l'Europa dell'Est. Questo peraltro ci dà anche modo di accennare come la problematica sia oggi a livello degli anni 50 proprio nell'Europa dell'Est. Nell'Europa dell'Est negli anni 50 era obbligatorio il russo, ad esempio, fin dalle scuole elementari e noi dalla Moratti in poi abbiamo messo l'inglese come obbligatorio. Tra l'altro la carrozza ha avviato anche un'ulteriore discesa in questo servilismo linguistico nei confronti dei popoli anglofoni, introducendo anche la possibilità che persino a bambini di 3 anni, che ancora non sanno nemmeno parlare bene l'italiano, sia insegnato l'inglese. Quindi un fenomeno di colonizzazione assai spinto, che però ha come contraltare una grossa differenza, vale a dire quello del regime che non è solo partitocratico in termini come dire, storici, ma è anche quello di uomini che hanno costruito e costruiscono e innervano questa partitocrazia. Quindi di fatto la corruzione che è politica è anche corruzione linguistica. Poi potremmo discutere anche abbondantemente di quanto in realtà perdiamo da questo punto di vista, oltre che in identità, soprattutto dal punto di vista economico, ma questa vorrebbe essere, diciamo, una sintesi forse di avvio di quello che è più o meno l'alveo dell'interesse dell'era. Poi col tempo ovviamente il nostro interesse della difesa delle lingue, delle culture, le più ovviamente bistrattate, è andato molto avanti. Abbiamo fatto dei progetti ad esempio con la FAO relativamente alla difesa di lingue e culture dei popoli indigeni, ma questo perché appunto ci sono due modi sostanzialmente di distruggere un popolo: quello è il genocidio dei corpi, l'altro è il genocidio delle menti e quindi la distruzione di lingue e culture. Peraltro, proprio su questo, sul genocidio delle menti, in realtà non a caso proprio ultimamente abbiamo
trovato il discorso di origine nel mondo anglo-americano, che è quello fatto ad Harvard da Churchill nel 1943, esattamente il 6 settembre, dove Churchill sostanzialmente prefigura quella che sarà la nuova strategia imperialista. E da questo punto di vista la Gran Bretagna stava perdendo grazie all'opera di boicottaggio innanzitutto della tassa sul sale inglese, quindi da questo punto di vista nei confronti ovviamente della Gran Bretagna, che l'India poi diventerà indipendente, e quindi il gioiello, diciamo, principale della Gran Bretagna verrà perso nel 1947, ma già allora Churchill prefigura i nuovi imperi, dice Churchill in quell'occasione, sono gli imperi della mente, cioè quelli che non hanno più necessità, non è assolutamente necessario per avere ricchezza quello di invadere territori e quello di asservire popoli, basta soggiogarli linguisticamente. Ed è in effetti quello che è accaduto in tutti questi anni, per cui stiamo sostanzialmente a servizio, asserviti, come dire, a quello che è il fenomeno multinazionale, economico, americano, e assolutamente stiamo evidentemente non solo perdendo mano a mano quella che è una scarsa già capacità di indipendenza. Ricordiamoci che ad esempio storicamente un popolo non può dirsi indipendente se non ha una difesa comune. Beh, noi ancora l'Europa non ha una sua difesa di fatto, no? Quindi noi siamo in un sistema che è quello NATO, e non a caso peraltro è la NATO che filtra gli accessi all'Europa. Da qui nasce ad esempio tutto anche il discorso sulla Turchia, benché magari ad esempio dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, sarebbe stato molto più opportuno ad esempio che ci fosse stato un accordo o fosse messo in cantiere un accordo di associazione ad esempio con la Russia. Sicuramente non ci troveremmo ancora in questa situazione con peraltro problematiche assai pesanti che relative proprio ad esempio al caso dell'Ucraina, che è forse il dato più recente, insomma, no? Sì, quello che volevo anche sapere da te, questa idea, diciamo, questa creazione in qualche modo che si deve a Zamenhof un po' di tempo fa, parecchio tempo fa, siamo nell'Ottocento, se non erro. 1887, oggi ha più di 126 anni. Infatti. 127, perché siamo nel 2014. Sì. Praticamente è nata questa persona che in qualche modo ha vissuto un po' quella della, cioè l'esperienza di trovarsi in un ambiente, in un luogo che all'epoca era, se non erro, Polonia, poi è diventato Russia, insomma è nato... No, era prima Russia, poi è diventato polacco. Comunque diciamo c'erano sostanzialmente quattro grosse etnie a Bialystok, dove era appunto Zamenhof, che vivevano come se fossero estranei l'una all'altra. Infatti, diciamo, che è un'esperienza un po' personale che ha ispirato, questa invenzione, se così possiamo dire. Ecco, io volevo che tu un pochino ci dessi qualche indicazione sulla struttura di questa creazione, questa lingua in qualche modo, se possiamo dire, sintetica, cioè quindi avulsa da ogni criterio, almeno così era l'ispirazione di tipo etnico. E così possiamo dire anche culturale, forse, non so se magari è il termine migliore. Ecco, per quale motivo sì, secondo te avrebbe, perché penso, ma leggendo... Diciamo che tanto per cominciare c'è come dire, cioè il grosso, come dire, la grossa vittoria che ha avuto l'Esperanto in questo secolo e un quarto, che è relativo al fatto che è l'unica lingua che queste caratteristiche si è affermata. Nel senso che, ad esempio, già dalla fine dell'Ottocento al 1948 sono circa 500 le lingue universali, artificiali, chiamiamole come ci pare, inventate, create, ma di fatto questa è l'unica che è divenuta una lingua di una comunità internazionale. Cioè, oggi come oggi, se l'Europa appunto adottasse l'esperanto come lingua federale, o meglio, se noi l'adottassimo, perché poi di fatto di questo si tratta, beh, c'è certamente un substrato enorme di milioni di persone che sono in grado di interagire, c'è già tutto insomma da questo punto di vista. E peraltro la cosa fondamentale che mette al riparo le nostre lingue da fenomeni appunto di distruzione linguistica operati ad esempio dalla lingua inglese, ricordiamo
l'ultimo episodio, cioè se un Politecnico come quello di Milano arriva a sostenere che è inutile addirittura insegnare più in lingua italiana e vuole insegnare in lingua inglese, siamo di fronte appunto a un genocidio linguistico-culturale, cioè alla scomparsa, cioè se salta l'alta formazione ovviamente degli italiani, salta l'Italia, nel senso che è evidente che noi avremo tante menti asservite che parleranno inglese e da questo punto di vista costringeranno sempre di più questa società verso il basso, per tutti coloro che non avranno un'alta alfabetizzazione, e l'alta alfabetizzazione dovrà passare necessariamente per la lingua del padrone, insomma, è inutile girarci intorno, di questo stiamo parlando di fatto. Quindi una situazione di neo-aristocrazia per lingua anziché per sangue. Questo è un fenomeno che ha, secondo me, alcune peculiarità importanti. Innanzitutto il fatto che l'esperanto si alimenta dalle altre lingue. Ecco, questo, ed ecco perché non, come dire, non crea il rischio di distruzione delle altre lingue. Si alimenta dalle altre lingue e infatti sono le radici più internazionali che entrano a far parte dell'esperanto. Non c'è un fenomeno di sostituzione. Ecco, questo è importante, no? Cioè, mentre ad esempio l'italiano si impoverisce sempre di più man mano che entrano lì ovviamente parole inglesi, là dove ci sono ovviamente degli analoghi italiani, ma semplicemente in lingua italiana, beh, è evidente che l'italiano scompare, no? Ecco, invece con l'esperanto si ha il fenomeno opposto, cioè l'esperanto, avendo come regola il fatto, innanzitutto è quindi una lingua che non ha problemi, cioè non c'è il problema di avere una lingua povera, perché alimentandosi delle altre lingue ed essendo la regola che tutte le più internazionali, le radici più internazionali entrano a far parte dell'esperanto in quanto radici, da questo punto di vista, come dire, assorbe tutto l'immaginabile e l'immaginabile che ci può essere dal punto di vista linguistico. Dall'altro c'è un'efficienza, e non a caso peraltro, alla fine Umberto Eco, che a metà degli anni Ottanta era molto critico nei confronti dell'esperanto, poi quando scrive invece a metà degli anni 90 la lingua perfetta, la ricerca della lingua perfetta, diventa un entusiasta. Noi proprio come Radio Radicale abbiamo non a caso registrato una sua comunicazione dove dice: beh, mi sono innamorato dell'esperanto perché è un capolavoro, e soprattutto è un capolavoro perché Zamenhof si è posto il problema dell'ottimizzazione e non dell'economia. Ecco, questo è importante, perché tutte le altre lingue, così come anche il Globish, hanno come obiettivo sostanzialmente un impoverimento, quindi un'economia della comunicazione, non una ricchezza. Allora, ottimizzare quindi la comunicazione con elementi semplici, questo consente di avere nel contempo una semplicità ma anche una ricchezza, tra l'altro con dei dati fondamentali. Proprio l'altro giorno il nostro sito, che è www.erolos.org, raccoglie un'enorme massa di articoli che riguardano problematiche e sia dell'interrelazione tra nazioni, e nella fattispecie seguendo molto da vicino ovviamente la questione Europa, Stati Uniti, Cina e Russia, cioè le più grandi sostanzialmente potenze in questo momento del mondo, e dall'altra ovviamente anche tutta una mole articolistica che riguarda la questione della comunicazione. Ecco, ad esempio, adesso si stanno lanciando alcune scuole dicendo: beh, l'inglese che tu sai però non è sufficiente, bisogna che tu sappia bene le pronuncia dei tre tipi di inglese fondamentali, che sono il neozelandese, quello americano e quello britannico. Insomma, cioè, alla fine, come ti accorgi, quindi non solo con certezza della comunicazione, e tra l'altro si è anche limitata, perché sappiamo bene che i tipi di inglese sostanzialmente non sono nemmeno questi tre, ma sono 19. Ecco, quindi in realtà non c'è certezza della comunicazione, e soprattutto un'altra cosa assai importante è l'impossibilità di non capirsi. Nel senso che, mentre ad esempio in inglese sono moltissime parole che si pronunciano allo stesso modo, ma indicano cose completamente diverse, in esperanto no. E soprattutto si legge come si scrive, e questo è un altro dato fondamentale. Ecco. Credo che questi siano un po' i successi, dopodiché ovviamente ha una struttura estremamente regolare. Tra l'altro sul nostro sito vi potete, ciascuno può scaricarsi un corso di esperanto di 12 lezioni che sostanzialmente coincide con un A2 di italiano, ecco, che è quello che chiediamo agli immigrati peraltro. Quindi con 12 lezioni ciascuno si può benissimo rendere conto
di come anche io, ad esempio, abbia studiato inglese per una vita, e dopodiché, insomma, in 12 lezioni ti accorgi che ne sai quasi di più di non il tuo inglese studiato per una vita. Ecco, questo è un dato fondamentale. Però secondo me, ecco, non credo che sia un problema di lingua, è un problema di indipendenza. Ecco, gli americani hanno fatto la loro guerra di indipendenza per molto meno, noi non la stiamo facendo, avendo 7 milioni di ragazzi che vivono ancora con i loro genitori, una disoccupazione giovanile è oltre il 40%. Ecco, quello che a me interesserebbe è che dessimo un po' una svolta finalmente agli Stati Uniti d'Europa, fondando quella che è la capacità di comunicazione, cioè la lingua federale. In questo senso bisognerebbe, come dire, fare quasi una marcia su Bruxelles con giovani che provengono da tutta Europa e che magari all'insediamento del nuovo Parlamento europeo vanno lì a chiedere a gran voce la lingua federale europea. Intanto però sicuramente ci sono delle strutture, come anche noi, come anche la Soluzione Radicale Esperanto, che possono già mettere in comunicazione giovani di tutto il mondo, ovviamente non solo europei, cercando, intanto facendo in modo che ci si renda conto di quale risorsa è questa. Dopodiché bisogna finalmente capire se abbiamo ancora intenzione di vivere con mamma e papà, di credere al neopartito della nera occasione, effetti liberatori che non ci saranno mai, perché poi in effetti sappiamo bene che senza l'Europa e senza una misura, come dire, una grandezza continentale, non è possibile avere alcunché di qualità, di benessere. E da questo punto di vista però si tratta di ridare gambe al processo europeo, ma anche lì ad esempio è quasi spiegabile, no? Come sia stato molto chiaro il fatto che ci siamo inventati l'euro, no? Ecco, voglio dire, era chiaro che non si poteva, altrimenti se non c'era l'euro si sarebbe adottato il marco, che era la moneta più forte da questo punto di vista. Quindi per non adottare il marco alla fine abbiamo creato l'euro. Ecco, non si capisce come Sartori, ma non solo Sartori, dico Sartori perché è uno dei politici, o meglio dei politologi più affermati e più, come dire, di vecchia data del nostro paese, ma anche noi radicali, che abbiamo iniziato sia con questa associazione radicale nel 1987, ma anche il Partito Radicale poi dal 92 e formalmente dal 93, ecco, siamo impegnati in questa battaglia. Certo che bisogna un po' decidersi, cioè nel senso che è evidente che se si ritiene che le occasioni le possono solo dare gli altri e tu non possa crearle, è evidente che siamo sempre in una condizione di sudditanza. Quindi andiamo dietro a parole più o meno magiche, adesso l'ultima è startup. Ecco, il problema è che vengono dati più o meno soldi a pioggia per tenere un po' buona questa disoccupazione giovanile, però ecco, una volta partiti non si sa dove si arriva. E parliamo di un'opportunità, intanto il tempo corre e volevo farti sì. Un altro paio di domande. Volevo, informandomi un pochino, guardando, documentandomi più o meno, ho visto che insomma le associazioni, insomma i gruppi esperantisti sono sparsi un po' in tutto il mondo. Anche negli Stati Uniti sono circa 150 paesi. Sono sì, infatti. Allora io volevo chiederti, per questa battaglia, che insomma è sempre non violenta, che è proposta linguistica, ma io ritengo anche che possa definirsi politica, c'è una. Certa, è la lingua della non violenza. Infatti, no, dico, ma c'è una sinergia tra queste associazioni? Sono tutte quante, diciamo, in qualche modo sinergie, collegate, d'accordo sui metodi, anche per quanto riguarda poi ovviamente, come tu stavi accennando, alla questione europea, c'è un collegamento, allora, un coordinamento? Dunque, tutte le organizzazioni esperantiste sono sostanzialmente organizzazioni a carattere statale, per cui c'è quella italiana, quella francese, quella tedesca, quella del Nord America raccoglie sia Canada che Stati Uniti, ad esempio, ma altrimenti tutto il Sud America ugualmente funziona, da quella cilena a quella brasiliana, che è enorme, molto grossa come comunità, sono tutte comunità a carattere, diciamo, di carattere nazionale. E sono tutte raccolte in termini federativi
all'interno di un'organizzazione cupola che è l'Universale Esperanto Associo, che però dal nostro punto di vista ha il grosso handicap che sostanzialmente noi riteniamo che fino a un certo punto, almeno questa è la mia impressione, ormai suffragata da diversi anni, fino a un certo punto loro in realtà che dicono di battersi per l'adozione dell'esperanto in termini quasi di battaglia finale, in realtà operano in modo conseguente. Mentre invece c'è un'altra corrente di organizzazioni ugualmente a livello mondiale, che è l'Esperanto Azivito, che è quella che abbiamo presentato l'altro giorno, che mentre queste hanno tutte un'organizzazione sostanzialmente di tipo federale nazionale, ecco, quella in realtà è organizzata per comunità e soprattutto per organizzazioni in quanto tali, nonché per cittadini. Per cui è come se fosse, insomma, una specie di piccolo Stato a livello internazionale che ha in un qualche modo costituito la dimensione diasporica degli esperantisti. Chiaramente gli esperantisti sono una diaspora e da questo punto di vista non a caso c'è stata un po' la novità di questo Ius Sermonis di cui tutti mi chiedevano nei giorni scorsi, che appunto è è una scelta legata appunto a un dato di cultura e di lingua e non di sangue, ad esempio come lo Ius Sanguinis o lo Ius Soli, che fa capo appunto a un territorio. Ecco, queste sono le due organizzazioni, diciamo, a livello internazionale più grandi. Poi ovviamente, come dicevo, tutte sono strutturate a livello nazionale. A livello nazionale poi ci sono alcuni, ad esempio c'è Radio Pechino che trasmette regolarmente in esperanto tutto quello che riguarda la Cina, anche da un punto di vista di Web TV, ha una bellissima... Giorgio, Web TV in esperanto come si potrebbe chiamare? Come si potrebbe dire? Non ho capito. Web TV in esperanto come si potrebbe esprimere? Toto TV. Ah, ok. Perché praticamente le T stanno per quelle che in inglese sono per W, e infatti di solito si dice Toto. Ma tra l'altro, ecco, mi dai anche la possibilità di aprire un altro argomento. Non so se hai visto ultimamente a proposito di... Giorgio. Scusa? Abbiamo pochi minuti, quindi insomma... Ah, vabbè. No, per dirti ad esempio come lavora bene l'impero delle menti. Non a caso l'ICANN ha sede negli Stati Uniti, e guarda, se tu vai a vedere tutti i nuovi domini, che sono oltre un centinaio usciti ultimamente, molti favoriti anche da altri grandi organismi come ad esempio Google, bene, ti accorgerai che sono tutti in inglese. Quindi l'impero delle menti sta lavorando in questo modo, cioè è come se l'unica possibilità che tu abbia di costituire imprese, penso ad esempio a Punto Shop, no, per dire, una delle nuove estensioni non territoriali che si possono prendere. Ecco, sono tutte estensioni in lingua inglese. Quindi quello che sta accadendo è esattamente questo. Noi dobbiamo decidere come Europa se come mezzo miliardo vogliamo contare o meno. Se appunto come giovani vogliamo davvero prenderci l'Europa o pensare che qualcuno ce la dia. Ecco, da che mondo è mondo, però... sappiamo bene che nessuno ti dà nulla, ecco, quindi questa è una speranza, diciamo, assolutamente lontana, no? come tale. Ecco, è una conquista, anche quella è una conquista, certo. Senti, sì, ma poi tra l'altro ci vuole anche poco, perché poi noi non ci metteremmo granché, ad esempio, a organizzare una grande marcia della non violenza per la lingua federale a Bruxelles, per dire, cioè, nel senso che il tam-tam oggi come oggi con la rete è velocissimo. Quindi migliaia di giovani, per non dire centinaia di migliaia, che si muovono su Bruxelles, non è che ci vuole tantissimo ad organizzarli. La questione è quella di decidersi se vogliamo stare ancora con mamma o papà o continuare a dire non abbiamo lavoro, oppure andarcelo a prendere. Ecco, tutto qui. Certo, magari per me è facile perché io esco di casa a 23 anni quando mi rendo conto che la mia vita familiare non ha molto senso per come si era strutturata,
e sostanzialmente mi sono fatto da solo, ho sempre fatto lo studente operaio, lo studente cameriere, lo studente tipografo, avrò fatto decine e decine di lavori, però sono riuscito a laurearmi appunto a fare l'architetto, eccetera, eccetera. Quindi diciamo sono un po' incline proprio come personalità, no? Non sei un Cesi? Sì, insomma, non so come, sì, da questo punto di vista, se vogliamo ripescare un po' la battutina della Fornero. Però, ecco, questa è un po' la storia. Ecco, se qualcuno pensa che l'indipendenza all'Europa, così come se la sono conquistata i coloni americani nei confronti della Gran Bretagna, con la guerra d'indipendenza, ecco, questi pensano che gliela dia Letta o ora il neo presidente del Consiglio, tra l'altro lasciamo stare anche i commenti su come si è affermata questa cosa, che è un po' il massimo, insomma, no? Cioè, la segreteria, cioè, la direzione del PD che prende e sconfessa il presidente del Consiglio del PD per metterci il segretario del PD, insomma, da questo punto di vista, come radicali ne avremmo da raccontare veramente, cioè, rispetto al regime di cose assurde, inconcepibili, vergognose che accadono in questo paese, ecco. Sì, e questo sì, si è scatenata tutta una serie di commenti ovviamente su questo fatto. Io oggi mi ho fatto l'editoriale su questo. Personalmente non mi scandalizzo più di tanto, visto che abbiamo, diciamo, con molta più tolleranza assistito a decenni e decenni in cui le correnti DC, per esempio, giocavano tra loro a palla con l'Italia. No, ma poi nota anche questo, che ad esempio Napolitano almeno poteva comunque rimandarlo alle Camere, no, Letta? Per dire, vabbè, a questo punto andiamo effettivamente a vedere se questa maggioranza ce l'hai o non ce l'hai, no? E invece non l'ha fatto. Ci Invece sono non l'ha state fatto. dimissioni, io penso che le Quindi in dimissioni del realtà Presidente del Consiglio, del Capo lui in del... realtà abbiamo avuto un partito che sostanzialmente che era, come dire, parte del governo che ha buttato giù un governo del quale peraltro era già il Presidente del Consiglio per piazzarci un altro. Non so, Sì, no, sembra è stato come dire, sicuramente una cosa uno che era più abbastanza raccomandato, no? Come singolare. dire, una guerra tra raccomandati Sì, una quasi. cosa abbastanza singolare, che però ecco, non è una cosa unica in Italia. Penso che sia più importante a questo punto la fiducia per il nuovo governo rispetto alla sfiducia per il vecchio. D'altra parte, le dimissioni di un capo del governo sono ammesse, non è detto che debba per forza avere una sfiducia perché si dimetta o venga sfiduciato. Se si dimette, insomma. Ma queste insomma sono opinioni, io non sono costituzionalista, sono ignorante in materia. Volevo soltanto chiudere con un accenno a questo evento che tu hai organizzato, come appunto Esperanta Civito, la comunità soggetto di diritto internazionale, che si è svolto nel salone appunto del Partito Radicale di Ritorno Argentina, il 12 appunto di febbraio. Rapidamente ci dici di che si parla e poi appunto andiamo in conclusione. Di che si è parlato, anzi. Sì, beh, in parte sostanzialmente ho già dato un minimo di notizie perché era una delle due organizzazioni che ti dicevo, appunto l'Esperanza Civita, è quella che però si è costituita, come dire, davvero come diaspora. Tra l'altro su un'intuizione che io avevo già avuto tempo addietro, sostanzialmente negli anni 80, a metà degli anni 90, e tra l'altro noi siamo stati anche, l'era è stato anche per un periodo accanto al forum della Civito, proprio agli esordi, e da questo punto di vista possiamo davvero raccontarne un po' tutto. Diciamo che la differenza è un po' questa, che fanno capo a quello che è chiamato il manifesto di Rauma, cioè che cosa si disse negli anni 70, metà degli anni 70 a Rauma. Sostanzialmente questo, guardate, sì, davvero, ci sono tante organizzazioni esperantiste che si vogliono tanto fare per far adottare l'esperanto, ma in realtà l'esperanto è già una realtà e in effetti non avevano tutti i torti. Allora, occupiamoci di questa nostra realtà. Se al mondo non interessa questo dono, beh, a noi interessa, occupiamoci di questa. Ecco, su questa intuizione nasce, e quindi in questo senso, ad esempio, l'Esperanta Civito non è sicuramente interessata magari a darci una mano a noi europeisti, a noi federalisti, relativamente al discorso che noi facciamo sulla lingua federale,
ma di per sé non sono interessati, diciamo, da un punto di vista politico, ad affermare alcunché, nel senso che è una comunità così come esistono tante comunità diasporiche, come ad esempio quella degli Zingari o tante altre, che vivono questa loro comunità in quanto tale con alcuni centri di eccellenza o di raduno. Ad esempio, alcuni sono in Svizzera, la Chaux-de-Fonds in Svizzera è un po' un centro da questo punto di vista che ospita decine e decine di giovani ogni anno perché stanno all'interno di un ambiente assolutamente internazionale, però ci sono anche scambi culturali che possono vedere lì giovani da tutte le parti del mondo, insomma dal Giappone, dalla Cina piuttosto che dagli Stati Uniti. Ecco, la differenza, diciamo, è un po' questa rispetto alla. L'altra cosa importante è che non a caso, tra l'altro, loro hanno chiesto di entrare nell'UNPO, no? Che è un'altra organizzazione che noi radicali conosciamo perché c'è Marino Busdachin che ne fa ancora il segretariato generale e che è un vecchio compagno del Partito Radicale e che raccoglie ad esempio i popoli non riconosciuti. E da questo punto di vista, quindi l'apporto che loro hanno dato è più di tipo istituzionale, legato un po' all'idea, ad esempio, quale può essere quella dell'Ordine di Malta, no? Che ha un'entità diasporica. Che però nel contempo ha un riconoscimento in termini di diritto internazionale. Ecco, questo è importante anche perché, tra l'altro, il riconoscimento, come in ogni caso, anche se dovuto all'utilizzo di una lingua, che peraltro badate bene che lingue nazionali, ad esempio in Africa, sono molto più giovani, eh? Cioè, ci sono lingue nazionali di stati nazionali in Africa che hanno a malapena 50 anni in confronto ai 127 dell'Esperanto, però costituiscono evidentemente una minoranza. Ecco, la minoranza, ad esempio, esperantista in Italia esiste dal 1905. Ecco, per cui da questo punto di vista questo ambito apre anche degli scenari di azione politica abbastanza diversi. Perfetto, allora con questo dato storico chiudiamo questa trasmissione con Giorgio Pagano che ci ha reso edotti di questa dell'attività di questa associazione che è l'ERA all'interno della variegata Galassia Radicale. Lo ringraziamo di questa presenza su Libri in Foro e Grazie quando vorrà saremo disponibili per ulteriori aggiornamenti. a voi. Buona serata. Grazie ancora a Giorgio Pagano.